E sulle risorse del comune di Portogruaro interviene il candidato sindaco del centro-sinistra Antonio Bertoncello. Lo vediamo con Rosario Padovano. Linea, audio e video dunque ad Antonio Bertoncello. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Antonio Bertoncello, candidato sindaco del centro-sinistra. Ho notato che lei sul tavolo ha portato il volantino di Angelo Davalo, sì. Il volantino che parla sì. Dei soldi che sarebbero spariti. E lei però vuole rispondere a questo volantino, tra l'altro ce ne sarà un altro proprio domani che verrà diffuso a Portogruaro. Ma diciamo che il titolo è sull'Università di Portogruaro, su bilancio basta bugie. Sull'Università ieri è stata fatta la deriva, o l'altro ieri, che hanno trasferito i 140.000 euro di competenza comunale e a breve ci saranno gli altri 340.000 euro, quindi non ci sono nessuna bugie. I soldi sono vincolati all'università, erano stati vincolati e depositati in quel capitolo in accordo col Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l'amministratore delegato, ma domani risponderemo con un volantino. Per quanto riguarda il bilancio, ieri il Commissario lo ha presentato, lo ha votato, credo che informerà anche l'opinione pubblica. C'è un avanzo presunto dichiarato già di 800.000 euro, ciò vuol dire che arriveremo forse a un avanzo di amministrazione che si attesta da 1 milione a 1,3 milioni per il prossimo anno. Quindi un bilancio sano, sanissimo, che non ha avuto sprechi, e chi andrà a governare non solo dovrà fare sacrifici, ma dovrà cercare di investire nel miglior modo possibile le risorse che noi abbiamo lasciato e che questo avanzo di amministrazione parte dovuto anche al fatto della rigidità. Scusi, ma se Portogruaro ha un bilancio da comune virtuoso, perché chi subentrerà nell'amministrazione dovrà sobbarcarsi dei sacrifici, visto che comunque l'avanzo di bilancio l'avanzo, è abbastanza consistente? Dico che il prossima amministrazione non avrà la necessità di sobbarcarsi di sacrifici verso la popolazione, ma avrà risorse per dare risposte ai bisogni della gente, che sono molti in questo periodo. E quali sono? Ma quelli della famiglia, quelli delle povertà, quella della disoccupazione, quelle delle famiglie numerose, quelle dei licenziamenti, quelli del fatto che stiamo vivendo una crisi profonda e che ha bisogno di attenzione particolare. Comunque, non si parla più di Santa Cecilia, i soldi sono stati dati, già dati. Il problema del bilancio è sano, risponderemo a breve anche sul resto. Siamo arrivati a zero, grazie ad Antonio Bertoncello, linea alla redazione centrale, arrivederci.